Vediamo di tirarla più a lungo possibile. Siamo 40 partite, abbiamo già fatto. Sì, ci si prepara bene, facendo prestazioni convincenti, dimostrando di essere in salute. Chiaramente c'è da tener conto, soprattutto nell'ultima, anche di queste, del fatto che 4 giorni dopo ci giochiamo qualcosa di più importante del terzo posto. Far punti a Pescara, possibilmente, chiaramente, e anche l'ultima con il Modena. Per quanto riguarda la partita di Pescara, lo dico subito, ruoterò un pochino gli attaccanti in queste due partite, anche per vederli, visto che Gonzalez era, fino all'infortunio della settimana scorsa, aveva sempre giocato. Per domani ho solo un dubbio sul terzino sinistro, se confermare ancora Giliotti o mettere probabilmente Coubron. Il resto è la formazione solita, con Morganella, Lisuzzolo, Centurioni che gioca al posto di Ludi, che è squalificato, Porcari, Marianini, Rigoni, Scavone trequartista, Motta e Bertani davanti. Voglio vedere la coppia Bertani-Motta. Aspetto una squadra che sarà competitiva, che vorrà far bene. L'ultima partita interna tutti ci si tiene a lasciarci bene con i tifosi, ha fatto un campionato importante, ha sperato fino al 90esimo della partita con il Vicenza, che stavano vincendo, fino al 90esimo, di stare in corsa ancora per i playoff, come lo sono le altre 4, Empoli, Padova, Torino e Livorno. E a Vicenza hanno subito la stessa beffa che abbiamo avuto noi in quella partita precisa, identica, un fallo clamoroso di abbruscato su Pinna, che gli è anche scostata addirittura l'espulsione. Sì, concordo perché sono i numeri che lo dicono, che Gonzalez ha 15 gol, 15 mi sembra sia, ha fatto 15 gol, che Gonzalez sia un giocatore estremamente importante. Poi io, come allenatore di quella squadra, devo dire e dico che se non ci sarà Gonzalez, sperando di avere la possibilità che Nuova Arabia e il suo effettivi al meglio per giocarsi queste possibilità, chi andrà in campo farà bene il suo lo stesso. Non pensiamo di essere una squadra dipendente solo da Gonzalez. Che Gonzalez sia una parte importantissima di questa squadra, sì.